La presenza delle opere di Mino Maccari nella collezione della Ragione testimonia una personalità impegnata e coinvolta nelle vicende sociali e politiche del proprio tempo, un collezionista che non amava l'arte, che la faceva propria solo per decorare le pareti delle proprie ville o per fare investimenti importanti da godere a posteriori. In Alberto della Ragione bruciava, seppur dissimulata dal suo carattere riservato di elegante borghese, un'autentica passione sociale e una forma di engagement di origine più ideale ed etica che ideologica o politica, che lo portava istintivamente, ma con convinzione, a sostenere battaglie in favore e in difesa di artisti impegnati. Della Ragione si prese cura degli artisti più ribelli e irriducibili come Guttuso e Vedova, di quelli in difficoltà economiche o in pericolo per questioni razziali. Ospitò, ad esempio, per metterle al sicuro, la famiglia di Mario Maffay e Antonietta Raffaele. Fu interessato anche a personalità complesse dalla biografia non lineare, ma di tempra intellettuale come Mino Maccari. Di Mino Maccari, personalità curiosa, estrema, irriducibile, martellatore dei costumi sociali e della degenerazione politica, Della Ragione acquistò molte opere, cinque delle quali sono ancora oggi conservate al Museo Novecento. Nato a Siena da una famiglia agiata della borghesia cittadina, Maccari si laurea in giurisprudenza, pur avvertendo un'innata propensione alle arti, in particolare al disegno. Uscito dalla Prima Guerra Mondiale, inizia a sviluppare in parallelo alla sua attività forense quella di pittore incisore, la sua grande passione che lo renderà uno dei protagonisti della cultura italiana in generale e del giornalismo in particolare. Giovanissimo è reclutato dal Selvaggio, di cui diventerà poi direttore nel 1926. Lo stile delle sue prime incisioni è fortemente influenzato dall'espressionismo nordico, da Ensor e Grotz, ma anche dalle immagini di Soutine e di Rouault, da cui deriva un sarcasmo acido e amaro, un'ironia graffiante e a tratti devastante, impostata senza pruderie e senza timori per svelare vizi e difetti della società, il turpe e il volgare, l'inettitudine politica e la degenerazione morale, con prese di posizione sempre molto irriverenti e libere, autonome. Il tratto delle sue grafiche, nei suoi dipinti, è nervoso, tagliente, a tratti violento e aggressivo. I colori sono squillanti e vivaci, dominati da una temperatura sempre espressionistica. Dagli anni 30 in poi fu assidua la sua collaborazione con altre riviste, usando gli pseudonimi di Fottivento, Trita Macigni, Orco, Bisorco, deciso a mettersi alle spalle le sue passioni politiche, i suoi sbagli e fraintendimenti. Gli episodi politici o pseudopolitici, dirà, i loro sviluppi e le loro vicende non ci interessano più, non c'è che l'arte. L'arte è l'espressione suprema dell'intelligenza. Così scriverà Maccari a giustificare la sua presa di distanza per esercitare più liberamente la sua mordace satira, la sua libera intelligenza. Dopo la guerra il nostro ebbe compiti istituzionali e accademici importanti, prima all'Accademia di Belle Arti di Napoli, poi a quella di Roma in veste di direttore nel 1959. Infine di presidente dell'Accademia di San Luca nel 1962. Merita ricordare la sua collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino per il Falstaff di Verdi, di cui disegnerà le scene per l'edizione del 1970. Maccari poi muore a Roma nel 1989. Di quest'artista oggi presentiamo un piccolo dipinto che ha come soggetto Susanna e i Vecchioni. Una storia biblica, conosciuta anche a livello popolare, più volte fatta oggetto di interpretazioni da parte degli artisti del passato. Voglio ricordare qui le opere di Lorenzo Lotto, datate 1515 circa, quella di Artemisia Gentileschi, straordinaria, dipinta nel 1610, poi la versione ottocentesca di Francisco Hayez. Non possiamo poi non citare Susanna, l'attesa, una straordinaria scultura di Arturo Martini esposta al Museo Novecento, già commentata per voi ascoltatori poche settimane fa.
Susanna, nell'interpretazione virulenta di Maccari, è una donna di bordello in definitiva, accerchiata da infocati vecchioni di età diverse, abbrutiti tutti assieme dalla fame di sesso. Con i loro sguardi sembrano violentare il corpo nudo della donna. La pittura è sfatta, così come i corpi, i volti, così come i valori morali dell'ambiente italiano a cui sembra alludere la vignetta. Un mondo simile a quello analizzato con vena distruttiva dalla pittura grafica di Groz, cui Maccari deve molto. Il tessuto figurativo si disfa lasciando emergere un impasto sporcato di colori. I volti, le espressioni sono ghigni, come di maschere orribili e orripilanti. Quello che si svolge nello spazio compresso dell'immagine, pregno di odori e sudori, morbosi e macerati, è un'orgia, un rito deprimente, forse un sacrificio. L'arte non fa sconti a nessuno, entra senza pudore, senza rimorsi o sensi di colpa, e se si macchia è per mostrare ferite, portandoci al disgusto delle forme per avere disgusto di noi stessi. Prendere o lasciare. Buona giornata a tutti.